Buongiorno, oggi è giovedì 28 agosto, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, alcune nebbie innocue, soprattutto in quota ad inizio giornata, poi splenderà il sole, sarà così anche nella giornata di domani. In regia abbiamo Massimo Moro, col suo aiuto subito un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola il Corriere dell'Alto Adige. Carispa, una perdita da 58 milioni e mezzo di euro, eredità del passato. Ora si cambia. Concerto gratis, seduta breve, polemiche in comune, consiglio. Lo stop è arrivato dopo 90 minuti per permettere ai membri del consiglio comunale di partecipare al concerto dedicato ad Abbado. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige: aziende pronte ad assumere bonus laureati. Gli imprenditori dicono ci servono cervelli. Accolta con favore la proposta della giunta provinciale di Bolzano. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten: le sanzioni che potrebbero essere applicate nei confronti di quegli agricoltori che non rispettano le nuove regole in tema di utilizzo dei pesticidi. La fotonotizia in prima pagina con un giovane cervo che è stato catturato all'interno del parco di un albergo di Merano, l'Hotel Astoria. Questa è la scena che si sono visti alcuni ospiti davanti agli occhi, alcuni ospiti dell'albergo. Un'intera famiglia di cervi è scesa a valle ieri e poi è stata liberata di nuovo nei boschi intorno a Merano. Sempre per la cronaca in lingua tedesca, il quotidiano Tageszeitung dedica la sua apertura a una vera e propria bomba, quella che viene definita così da Bruxelles. Sono documenti riguardo l'utilizzo dei fondi del Fondo Sociale Europeo. Addirittura il quotidiano Tageszeitung pubblica gli importi che alcune associazioni dovrebbero restituire proprio in tema di Fondo Sociale Europeo. La cronaca a cura del settimanale FF, che lo troviamo in edicola come ogni giovedì, il ruolo dell'autonomia, il futuro dell'autonomia non è stato mai così incerto come in questo periodo, soprattutto dopo i frequenti attacchi che arrivano da Roma. Il Corriere della Sera apre notizie a carattere nazionale ed internazionale. La giustizia torna a dividere. Il Premier Renzi vuole tagliare le ferie. Tribunali chiusi solo 20 giorni. Tensione nella maggioranza. La Francia vive da 40 anni al di sopra dei propri mezzi. Queste le critiche che vengono mosse. Il Premier Valls e la crisi. Ho paura, non voglio più dormire. Questa è la testimonianza drammatica della ragazzina di Catania accoltellata nel sonno dal padre. Sappiamo la sorella invece non è riuscita a sopravvivere alle tremende ferite inflitte dall'uomo. Il Sole 24 Ore, privatizzazioni, Padoan dà il via al piano Eni-Enel, vertice all'economia. In due tranche, da ottobre sarà collocato il 5% degli investitori istituzionali. Noi torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il Corriere dell'Alto Adige. L'abbiamo visto poco fa in apertura. Ci si occupa anche delle polemiche all'interno del consiglio comunale del capoluogo, cioè di Bolzano, dopo la sospensione della seduta interrotta, seduta ridotta, poi tutti gratis al concerto, gettone da 120 euro per un'ora e mezza di lavoro, polemica sui biglietti omaggio. A22 il governo notifica la proroga all'Unione Europea. L'ipotesi è quella di 3 miliardi di investimenti che giustificherebbero una concessione ventennale. Nel piano finanziario 550 milioni pro tunnel di base del Brennero, nuovo fondo ferrovia e varie infrastrutture. Bolzano compra intanto le quote di Verona. Stangata sugli alloggi sfitti, sconto per i 3 più 2, il comune opta per una differenziazione dell'imposta sulle seconde case. Il bambino che rischia di annegare, sappiamo la drammatica notizia, arriva dalla zona di Naz Chaves. Il bimbo è stato rianimato dal padre, appena 10 anni, adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Indagini sulle cause dell'incidente. Ancora con la cronaca, i costi della politica, la riduzione dei costi della politica. Le società partecipate, debiti per milioni di euro, pubblicato l'elenco di Cottarelli. Il presidente Compacer dice che bisogna tenere solo le società strategiche in rosso. Oltre 60 controllate altoatesine soffrono le seggiovie, le centrali di teleriscaldamento, gli impianti sportivi. Democratici, sappiamo, Liberal PD, nasce il circolo. Bianco lancia Elena Artioli, la coordinatrice dice: sono pronta a sostenere il sindaco Spagnolli. Domani l'ex ministro all'Hotel Laurin per presentare la nuova sezione. Ancora con la cronaca, pagamento ICI.
primo round alle funivie, duello in commissione tributaria, i giudici dicono sono trasporti, quindi vanno esenti, questa è la cronaca che arriva dalla provincia di Trento. Siamo alla pagina dell'economia, Carispa, semestrale negativa, persi 58 milioni e mezzo di euro, il consiglio di amministrazione studia un nuovo piano strategico, troppi crediti a rischio, possibile aumento di capitale, rapporti tesi con Shell, azionisti delusi. E ancora con la cronaca, siamo alla pagina dello sport, il tennis protagonista, Seppi affronta un duro avversario, entra nel vivo la partecipazione dell'Altoatesino al torneo degli Stati Uniti, Knapp rischia un'altra uscita. Lasciamo il Corriere dell'Alto Adige, passiamo al quotidiano Alto Adige. Il dettaglio delle notizie che troviamo al suo interno, l'economia tutta dedicata, la pagina alla Carispa con la perdita di 58 milioni e mezzo di euro, pesano gli accantonamenti per la copertura dei rischi. Marco Europa, appuntamento da non perdere oggi con l'edizione 2014 del Summer Circus, che proprio oggi pomeriggio alle ore 16 dedica uno spettacolo agli ospiti delle case di riposo di Bolzano e dintorni. Le aziende sono pronte a fare nuove assunzioni dopo la proposta della giunta provinciale di Bolzano, in sostanza di accollarsi il 50% del costo del personale per 2 anni, a patto che questo sia personale altamente qualificato. Ancora, un super ticket per il pronto soccorso di Bolzano. I medici di base dicono i pazienti ci saltano perché se vanno direttamente all'ospedale ottengono poi tutte le visite, anche quelle specialistiche, chi intasa inutilmente deve pagare. Ancora con la cronaca, l'Aives, lavori pubblici fermi, la giunta di fede vota con l'opposizione, approvati 15 documenti che auspicano l'avvio delle opere. Siamo alla cronaca che arriva da Merano, rincarano anche gli asili, le rette aumentano del 2%, ma il salasso è soprattutto per chi risiede fuori città. Il sindaco dice sono calati i trasferimenti della provincia per la copertura dei costi. E la notizia del cervo catturato nel parco dell'Hotel Astoria di Merano la troviamo anche a pagina 46 del quotidiano Alto Adige. Allora andiamo a vedere il dettaglio proprio delle notizie in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. Ci sono problemi per i nati prematuri, non solo problemi riguardo l'aumento di questi casi, ma problemi riguardo l'attivazione 24 ore su 24 del servizio sanitario, per esempio nelle zone di San Candido, Vipiteno e Silandro. Dalla prima pagina la decisione di poter sanzionare i contadini che non rispettano le nuove regole in tema di utilizzo dei pesticidi. Ancora dalla prima pagina il risultato negativo della Cassa di risparmio di Bolzano. È indispensabile cambiare strategia, dice il presidente Brandstetter. Ancora, sempre con la cronaca, siamo a pagina 23 per raccontare il lieto fine della fuga della ragazzina di 15 anni scappata di casa nella zona di Egna. È stata ritrovata dai carabinieri nei boschi poco lontano dalla sua abitazione. E sempre dalla prima pagina, ecco l'immagine: un turista sdraiato a prendere il sole, di fronte a lui un giovane cervo sceso a valle con l'intera famiglia. Il giovane è stato catturato e poi liberato di nuovo nei boschi vicino Merano. Abbiamo tempo per dare un'occhiata anche alla cronaca a cura del settimanale FF, che come detto troviamo in edicola ogni giovedì. La foto della settimana è dedicata ad una installazione artistica decisamente particolare. La foto è stata scattata all'interno di un maso di Bolzano, lo Steghof. Questi sono gli scontrini raccolti dopo un anno di lavoro, scontrini utilizzati per creare un'opera artistica fuori dal comune e dalla copertina. Il tema centrale dell'edizione di questa settimana dell'FF è proprio dedicato all'autonomia, autonomia sotto attacco, soprattutto da parte dei vertici romani. È tutto anche per la cronaca dell'FF. Vi ricordo come ogni giovedì l'appuntamento con Puster Tal Fenster, la finestra di 15 minuti interamente dedicata alla Valpusteria, Brunico e dintorni, quindi protagonisti, cronaca, attualità, politica, cultura, tradizioni, ma molto altro ancora in esclusiva su SDF, la nostra emittente in lingua tedesca. Oggi alle 17:30, 19:30, 21:30 si va in replica poi come sempre nel fine settimana. Come sempre invece noi ora ci fermiamo qualche istante e poi le previsioni del tempo. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Affumelli Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere.
Lo Stirodler Allianz. Tutti ne vanno pazzi. Con 2700 metri, l'Alpine Coaster più lungo delle Alpi orientali, il più spettacolare d'Europa. Aperto tutto l'anno, indipendentemente dal tempo. Facilmente raggiungibile in gondola. Divertimento allo stato puro per grandi e piccini. Ideale per una gita con tutta la famiglia. Lo Stirodler, a due passi dalla bellissima città di Lienz. www.ostirodler.at. Dal 31 agosto l'offerta informativa di Video 33 si arricchisce con un'edizione domenicale della rassegna stampa. Alle 6.40 e in replica durante la mattinata verrà proposta la consueta panoramica sulla stampa locale in lingua italiana e tedesca e su quella nazionale, oltre alle previsioni meteo aggiornate. Video 33 Press in edizione domenicale vi aspetta dal 31 agosto. La prima immagine che vi proponiamo ci porta oltre i 2400 metri di quota, per la precisione siamo a 2479, e questa è la situazione nella zona di Plose, Monte Telegrafo, alle 6 di questa mattina. Andiamo a vedere quello che accade all'imbocco della Val Venosta, alle porte di Merano, e diamo un'occhiata anche con la terza webcam proprio in direzione della città del Passirio. Io vi ricordo che la collaborazione con gli esperti svizzeri di Ubimet e Meteo News ci permette come sempre di dare un'occhiata privilegiata a quella che è stata l'evoluzione delle ultime ore con le immagini che ci arrivano dal satellite. Vedete nuvolosità, foschie, soprattutto innocue in transito in quota. Allora, con la grafica, per vedere quello che ci attende questa mattina, temperature minime in linea con la giornata di ieri, 15 gradi a Merano, 16 gradi a Bolzano, 10 gradi a Vipiteno, 9 gradi a San Candido, cielo sgombro da nuvole. Al pomeriggio, innalzamento delle temperature, alcune foschie, ma comunque assenza di precipitazioni, temperature massime nella città di Bolzano intorno ai 28 gradi nelle ore più calde. Gli aggiornamenti di queste previsioni sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere, concentrati soprattutto nel fine settimana, venerdì e sabato, appuntamento dedicato agli amanti delle due ruote con l'edizione 2014 della Stelvio Bike. Per gli amanti invece della canoa, l'appuntamento è in riva al Passirio nella giornata di sabato e domenica con i campionati italiani di questa specialità. Io vi ricordo l'indirizzo esatto del nostro sito internet www.video33.it. A vostra disposizione questa rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, i principali contributi filmati andati in onda e gli aggiornamenti meteo in tempo reale. www.goinfo.it, questo è l'indirizzo da non dimenticare per chi vuole rimanere aggiornato 7 giorni su 7, 24 ore su 24 riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi lascio adesso come sempre all'agenda di questo giovedì, seguirà l'oroscopo e io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 28 agosto, musica, 60° concorso pianistico Ferruccio Busoni, Conservatorio Claudio Monteverdi Bolzano, ore 15.30-17.30. Letteratura, presentazione libro Guerra e Turismo, Pavillon de Fleur, Merano, ore 18. Danza, performance, Piazza Comunale Brunico, ore 18.23. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, vi è capitato spesso di superare ostacoli e risolvere problemi sfruttando la creatività, ma oggi dovrete fare in modo che i vostri metodi siano il più possibile tradizionali. Toro, non è il momento di cedere a tentazioni di qualsiasi tipo. Concentratevi sui vostri doveri e tenete bene a mente gli impegni che avete preso. Gemelli, potrete sorprendere molte persone che vi circondano oggi, adottando una nuova strategia che vi consentirà di sfruttare circostanze negative in cui vi trovate. Cancro, avrete la possibilità di aumentare il livello del vostro coinvolgimento, sia nel lavoro che nella vita privata. Fatelo senza esitare. Leone, ciò che inizia tra grandi aspettative manterrà le promesse. Preparatevi a vivere una giornata memorabile.
Vergine, oggi giungerete a conclusioni del tutto opposte a quelle di chi vi circonda. Fidatevi di voi stessi e del vostro istinto, la ragione è dalla vostra parte. Bilancia, giornata ideale per esprimere certi vostri pensieri segreti ad un amico speciale o al vostro partner. Nessuno potrà capirvi meglio. Scorpione, qualcuno vi lancerà una sfida che non potrete rifiutare. Fate attenzione però a non pretendere troppo da voi stessi. Sagittario, anche un piccolo errore di calcolo potrebbe avere conseguenze molto negative oggi, perciò procedete con la massima attenzione e verificate continuamente i vostri conti. Capricorno, anche un piano perfetto può fallire, non date il successo per scontato e state in guardia, pronti ad adottare una strategia alternativa. Acquario, non siate in ritardo e rispettate sempre i vostri impegni, dovrete dimostrarvi molto responsabili e consapevoli del vostro ruolo. Pesci, qualcuno vi osserva, perciò fareste bene a rispettare sempre le regole oggi, non è il momento di fare i furbi.